sovrano in buon servizio. Tutti i modelli. La Juventus esercita sempre un grande fascino. È una questione di nome, di maglia, di storia. Dunque, nessuno stupore se la tribuna d'onore è affollata anche di volti non certo familiari al pubblico calcistico. Loretta Goggi, una spettatrice non certo abituale qui allo stadio Flaminio. No, infatti, no, per la verità dello stadio, manco da un sacco di anni, almeno 10 anni, quindi è il mio ritorno in tribuna. Che coincide con la visita della Juventus, c'è qualche... Sì, beh, il mio compagno è juventino. Si parte e la logica viene stravolta. È la Lazio priva di Amarildo e Troglio, ma finalmente con Rubens Sosa a prendere decisamente l'iniziativa. La formazione di Materazzi, che ha preferito Monti a Bergodi per marcare il folletto Barros, non concede neppure un metro ai bianconeri. Insomma, per mezz'ora si assiste ad una recita eccellente della Lazio, una rappresentazione uguale a quella che ha fruttato il 3-0 contro il Lecce. Ma, se permettete, l'avversario di oggi era di altra pasta. Oltretutto la parentesi di Coppa aveva cancellato il ricordo della gara di Bari e dunque una grande fiducia animava la squadra di Zoff. Sul campo però per 45 minuti si è vista una squadra sola ed un giocatore che non conosce fatica, Rubens Sosa, miglior giocatore della Coppa America, capocannoniere che ha aperto all'Uruguay la porta dei mondiali di Roma. Quando Sosa ha il pallone tra i piedi fa venire i brividi a tacconi. Zoff si aspettava una Lazio contratta, chiusa, disposta al contropiede. Invece per un tempo ha visto la sua Juve travolta dal furore biancoceleste. Una Juve costretta a rinunciare anche al contropiede, visto che puntuale giungeva il raddoppio su Javarov, impossibilitato quindi ad offrire lanci profondi a Barros e Casiraghi, sostituto di Schillaci. Il gol laziale giungeva come logica conseguenza di una superiorità costante. Lo hanno confezionato al 39esimo i due giocatori più dotati in fatto di classe e fantasia, Sosa e Di Canio. Un gol che rivediamo. Nell'intervallo Boniperti passa per gli spogliatoi prima di lasciare il Flaminio. I bianconeri sono preoccupati. Lo è per finta anche Enrico Montesano, per una volta nel ruolo di tifoso juventino, lui, e lascia giocare la Juventus. I bianconeri ottengono l'1-1 al nono minuto sul rigore, concesso da Agnolin per fallo di Monti su Rui Barros. Dagli 11 metri lo trasforma con precisione De Agostini. Certamente alla Juve non sembra vero. In difficoltà per quasi un'ora, a volte stordita dalle cadenze laziali, si ritrova a pareggiare una partita che poteva prendere una piega molto pericolosa. Zoff richiama i suoi all'estrema attenzione. Emerge dunque la maggiore personalità dei bianconeri che congelano il match. La Lazio ha 3 lampi. Il primo con l'inesoribile Sosa. Il secondo con Icardi. Bravo e tacconi. Il terzo, proprio nel finale, con Bergodi, entrato in sostituzione di Pin, quando Zoff ha richiamato Javarov per far entrare Alessio. Negli spogliatoi Zoff non cerca attenuanti quando viene rimproverata la sua Juve. Ma a dire la verità il primo tempo è deluso anche a me. Poi siamo venuti fuori bene il secondo tempo, abbiamo messo la partita sui canoni normali per la nostra forza e non abbiamo più rischiato. Ma certamente il primo tempo non ho fatto presente i ragazzi nello spogliatoio, non è stato dei migliori. Grazie, adesso passiamo alla Lazio e la Juventus, 1-1, Donatella Scarnati. Ci aspettavamo una Lazio prudente chiusa in difesa, invece la formazione di Materazzi ha rinunciato ad alzare la saracinesca di fronte alla porta di Fiori e si è lanciata in avanti sorprendendo tutti, in particolare gli avversari. Al quinto minuto ci prova Pin, servito da Di Canio, il colpo di testa è parato da Tacconi. Al 13esimo c'è un'azione individuale di Rubens Sosa, rientrato pochi giorni fa in Italia dopo il trionfo con la nazionale uruguaiana. Il suo tiro è forte ma Tacconi riesce a deviare. Al 17esimo Di Canio, bravissimo a liberarsi dei difensori avversari, mette al centro un bel pallone, Bertoni aggancia, è bravo a girarsi ma il suo tiro è fuori. Al 29esimo la prima azione della Juventus, Marocchi dà a Zavaro che crossa per Barros. Colpo di testa è alto. Al 34esimo ancora la Lazio in avanti. Sclosa tra i migliori in campo fa partire un destro che sorvola la traversa. Al 37esimo punizione di Zavaro, ecco, mischia in area di rigore. Il giovane portiere Fiori è bravo ad anticipare gli attaccanti della Juventus. E al 38esimo arriva il gol. Monti crossa, Sclosa appoggia Pin che colpisce il palo. Di Canio pronto in aria e mette in rete.
Per il giocatore biancoazzurro si tratta del primo gol realizzato in questo campionato. Nel secondo tempo la Juventus si fa vedere, al primo minuto Zavarov dà a De Agostini, anche in questa occasione Fiori è bravo a deviare. Al terzo minuto replica la Lazio con il solito Ruben Sosa. E all'ottavo l'episodio del rigore, Aljenikov lancia Rui Barros, guardato a vista da Monti, per l'arbitro Agnolin è rigore. Incaricato di battere il calcio di rigore è De Agostini, che realizza senza problemi. 1-1 dunque. Al quindicesimo minuto Sclosa, infaticabile, offre un bel pallone a Ruben Sosa che tira direttamente. E dopo un minuto i laziali reclamano il rigore per un atterramento di Ruben Sosa, che adesso vedremo, da parte di Tricella. Per Agnolin non c'è fallo e ammonisce Sosa per simulazione. Al diciottesimo Di Canio dalla bandierina, Icardi è in buona posizione e colpisce, eccolo, di collo pieno. Tacconi è pronto, non si fa sorprendere. Al 38esimo un'occasione per la Juventus, cross di De Agostini, esce con bravura Fiori, finisce dunque 1-1. Da 10 anni la Lazio non riesce a battere la Juventus a Roma. È stata una partita piacevole, giocata con grande determinazione, soprattutto dalla Lazio, che ha cercato il gol della vittoria fino al termine dei 90 minuti, evitando di rinchiudersi in difesa. Sicuramente la formazione romana avrebbe meritato qualcosa in più. Abbiamo visto un Di Canio efficace, meno un enfant terrible del solito, e un Ruben Sosa più che mai deciso a diventare l'uomo leader di questa Lazio. Per quanto riguarda la Juventus, bisogna dire che probabilmente ha sofferto l'assenza dell'infortunato Schillaci. Concludiamo con Monti, sarà una domenica particolarmente amara per il difensore biancoazzurro. Materazzi lo aveva messo a riposo perché non era riuscito a fermare Vialli e De Zotti, concedendogli oggi di nuovo la sua fiducia. Monti ce l'ha messa tutta, ma non è stato fortunato. Oggi comunque la Lazio nel suo complesso merita la promozione. Tenere testa ad una grande come la Juventus, che ha al suo attivo ben 14 gol, non è per niente facile. È tutto, ti restituisco la linea, Valentino. Grazie.